Siamo felicissimi perché l'atmosfera è quella del ritorno alla vita, che va al di là del teatro. Sono stati 2 anni terribili, per cui essere un po' gli alfieri di questo nuovo, di questo ritorno ci dà un grande onore nella nostra città, con uno spettacolo peraltro che sta andando veramente oltre ogni aspettativa. Siamo felici. Poi a casa tua. E la cosa che mi fa più piacere è proprio ritornare ad Agrigento, dove ho un pezzo di cuore che è questa compagnia che ormai da 4 anni va avanti. Li vorrei presentare tutti perché stanno facendo benissimo. Vicino a me Marcella Lattuca, la madre, Viola Provenzano, Angelina, Emanuele Carlino e Guglielmo, Silvia Frenda e Chiara, Fabrizio Milano e Carlo, Franco Bruno è il giudice, Nicola Pureo è il padre, Arianna Vassallo è la mia assistente alla regia, nonché la nostra DJ perché manda le musiche e ci rimprovera tutti quando è necessario. Le voci fuori campo, oltre ad essere di Franco Bruno, sono anche di Giovanni Moscato, che ringraziamo perché è un pezzo di noi. È una storia vera, una storia che parla di oggi, parla di conflitti generazionali, ma parla anche di giustizia, parla di giudici, non dimentichiamo che siamo a 30 anni dalle stragi e noi ci teniamo a onorare come siciliani, come italiani, la memoria dei nostri grandissimi eroi. Infatti sul testo ho scritto agli eroi, ai giudici, ai morti per sbaglio, e tra tutti voglio ricordare il nostro Ninni D'Amanti, perché molti di voi sono giovani, ma io mi ricordo benissimo. È stata una tragedia che si è consumata nel 1960, vicino a pochi passi da casa mia, che ha segnato un po' il destino della nostra città. Chi non ricorda il famoso caso Tandoi? Per cui siamo impegnati in questa battaglia civile. Questo spettacolo ha tanti contenuti. Siamo contenti di portarlo avanti, siamo contenti che i giovani lo stiano apprezzando così tanto. Ed è una storia bellissima, perché è la storia di una ragazza di 20 anni, 23 in questo caso, la nostra attrice, che vuole fare il magistrato. Come tanti ragazzi ha un sogno, che sia la magistratura, che sia fare l'atleta, che sia qualsiasi. Insomma, i sogni dei ragazzi vanno rispettati. Ma la vita purtroppo è dura con lei. Ha molti segreti, molti di questi segreti non devono essere conosciuti, e il più grosso di questi segreti è che una donna, appunto, che ha una doppia vita, che visse due volte, e ci facciamo riferimento alla grande tradizione del giallo che, come sapete, come sai, io amo particolarmente, del giallo hitchcockiano, anche altmaniano, e infatti i ragazzi che vedono questo spettacolo dicono che gli sembra un film, e noi siamo contenti di sembrare un film. Grazie, stasera 20:30, domani 17:30 al Teatro Pirandello, dove siamo onorati di presentare questo spettacolo della Fondazione Teatro Pirandello. Grazie davvero. Ok, fermi tutti.